questo è un concetto propedeutico. E poi in base al suono che abbiamo, se è soddisfacente o meno, decidiamo di suonare o acustici oppure no. Penso che sia importante per voi conoscere questi vecchi trucchi del mestiere. Sapete fare il riverbero voi? Sapete bene la bocca si riverbera il suono interno? È meglio di no. Provo l'altro piccolo, se funziona. Allora, il prossimo brano è purtroppo un brano mio, comunque dura poco. Se vi interessa il titolo è Dance for a Small Bell. Non interessa nessuno. Non è mai riuscito probabilmente a scrivere un pezzo al vero. Tenco. Angela. Thank you.
saltiamo. Ci hanno richiesto il saltarello del 300, un po' condito con un po' di Monk e con un po' di Coltrane. E adesso noi lo facciamo. Se lo trovo. Se lo troviamo. E questo è veramente l'ultimo brano, perché loro sono giovani, ma io a una certa età non ce la faccio più. Naturalmente troverete, sicuramente lo riconoscerete, un saltarello della Snova Fiorentina, come riconoscerete un giro armonico famoso di Mo e un giro armonico famoso di Coltrane. Se non lo riconoscete, con 20 euro a testa vi spieghiamo tutto dopo. Grazie, Paolo Mangiolini, Vittorio Marinoni, Marco Esposito, Trovesi, grazie e buona continuazione.